Ma scherzi, questi sono i numeri. Noi venerdì scorso abbiamo consegnato a Courmayeur, giovedì eravamo in Sicilia. Ma parli di nuovo tutti... o usato in generale? Solo nuovo, solo nuovo. Quindi una macchina nuova, no? Che io cliente di Courmayeur posso trovare sotto casa, che io cliente siciliano posso trovare sotto casa, che io cliente di Torino, dove c'è su Giuditana, posso trovare sotto casa, acquistano interamente online da noi. Ormai l'80% dei contatti che facciamo è solo esclusivamente online, con consegna a domicilio. E ti assicuro che tantissimi clienti, tanti, mi dicono: Sara, il tuo è stato il primo contatto che ho avuto in concessionaria, non ci sono neanche andato, non è che sono andato lì, mi faccio fare un preventivo e lo cerco più basso. Non è questo l'asset, non è il prezzo, è che io ormai di te mi fido. Quindi perché dovrei andare sotto casa, che non so neanche chi è, che il titolare non mi parlerà mai, che il venditore avrà sempre troppo da fare per rispondermi? No. E sono ormai convinto che anche a 200 euro in più la comprerebbero da te. Quando io ho intervistato pochi giorni fa, non faccio nomi, però una casa madre, un dirigente di una casa madre importante, il quale diceva che il preventivo a distanza non ha senso perché esistono le zone e i clienti fuori zona non comprano. Lo pensano in tanti. E allora perché la gente continua a dire che il preventivo a distanza non va fatto, perché è convinto che il cliente faccia il giro delle sette chiese poco più? Perché è ragionevole pensarlo così, perché se tutte le concessionarie d'Italia sono uguali, non ha senso il preventivo a distanza. L'unico asset sarà il prezzo, e se tutti noi abbiamo lo stesso prezzo non ha senso. Guerra di prezzi. Se invece, no, quello che io propongo oggi al cliente è qualcosa di diverso, e allora ha senso. E tu mi stai dicendo che la comunicazione... Io per esempio, ti faccio questo esempio qua, io molto spesso non lotto contro un'altra concessionaria, ma contro un altro brand, perché magari la persona che ho incontrato nei social storicamente è un cliente Peugeot, storicamente un cliente Opel, no? E quindi magari sarebbe andato alla concessionaria Opel di altra zona. È difficile, certo, no, che io lotto contro un concessionario Suzuki, ma è proprio un lavoro di dire: guarda, fidati di me, vieni nel mio brand per questo motivo, di un cliente che magari Suzuki non sa che cos'è. Ti racconto questa cosa che non ho mai detto. Tu pensai, quando mi fanno la caparra online, il 90% dei clienti Suzuki non lo sa scrivere, me lo spiego con Y, cioè, per capire quanto è lontano dal prodotto, no? Certo.